Bentrovati dalla redazione di Cosmopolis Media, ecco le nostre notizie. Duro colpo al mercato della droga Tarantino inferto dai carabinieri del capoluogo ionico che nella serata di ieri hanno arrestato un 29enne del posto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Per sottrarsi al controllo dei militari, l'uomo ha tentato una rocambolesca fuga sui tetti di una palazzina del quartiere Tamburi, nel corso della quale si è disfatto di un involucro in cellofan. Dopo aver bloccato il fuggitivo sul tetto di una palazzina, i carabinieri hanno recuperato l'involucro opportunamente termosaldato contenente un panetto di circa mezzo chilo di cocaina. Nel corso dell'operazione è stato anche denunciato un 27enne tarantino, già agli arresti domiciliari per precedente reato, in quanto presunto complice nel crimine. Il 29enne è stato condotto presso la casa circondariale di Taranto, mentre la sostanza stupefacente sequestrata è stata inviata al laboratorio analisi del comando provinciale Carabinieri di Taranto. Dal panetto si sarebbero potute ricavare oltre un migliaio di singole dosi che avrebbero alimentato considerevolmente il locale mercato della droga, parte della quale destinata a giovanissimi. Controlli a tappeto del comando provinciale della Guardia di Finanza di Taranto per assicurare la trasparenza dei prezzi dei carburanti praticati al consumo. In particolare, i finanzieri sono intervenuti nelle prime 3 settimane di questo mese per verificare la corrispondenza dei prezzi alla pompa rispetto ai cartelli esposti dei carburanti per ogni modalità di erogazione e l'esposizione del prezzo medio regionale. Dagli interventi eseguiti dalle Fiamme Gialle, che hanno interessato 13 distributori stradali dell'intera provincia tarantina, sono emerse numerose violazioni che hanno riguardato principalmente la mancata esposizione dei prezzi o la mancata corrispondenza di quelli praticati rispetto a quelli attuati, oppure l'inosservanza degli obblighi di comunicazione all'osservaprezzi carburanti, istituito presso il Ministero delle Imprese del Made in Italy. Le attività continueranno anche nelle prossime settimane, impegnando i reparti della Guardia di Finanza della provincia tarantina nella verifica del rispetto dei presidi normativi previsti nel settore dei combustibili per autotrazione. Questa mattina, davanti alla prefettura di Taranto, presidio dell'Unione Sindacale di Base, che ha richiesto di incontrare il prefetto Demetrio Martino, a cui consegnare un documento contenente una serie di proposte da fare al governo. La scelta della data del 23 agosto deriva dall'accordo siglato il 6 settembre 2018, in cui era previsto, proprio a far data dal 23 agosto 2023, un graduale rientro in fabbrica di circa 1.700 lavoratori ex Ilva in amministrazione straordinaria, di cui 1.500 solo a Taranto, che sono invece in cassa integrazione ormai da anni. Sì, stiamo rivendicando oggi, data simbolica, 23 agosto 2023, che coincide con il primo giorno in cui i lavoratori di Ilva e Nes dovevano iniziare il reintegro all'interno della grande fabbrica. Questo era previsto nell'accordo del 2018, questo non sta avvenendo per le vicende che tutti conosciamo bene, e oggi ne approfittiamo per lanciare un messaggio chiaro alla politica nazionale, consegnando un documento al prefetto in cui facciamo una serie di proposte a costo zero, proposte che possono aiutare, come dire, non solo i lavoratori ma anche, come dire, la politica a risolvere la questione delle questioni, che è la vicenda Ilva. Nel dibattito sul problema dei rifiuti a Taranto si inserisce anche il consigliere comunale Gianni Liviano, che concorda con le posizioni espresse dall'ex presidente della Protezione Civile di Taranto, Alessandro Basta, nei giorni scorsi. La città di Taranto, afferma Liviano, nell'ordine del giorno riproposto al presidente del Consiglio Comunale, Piero Bitetti, vive una situazione di assoluta mancanza di igiene, motivata dalla carenza di interventi da parte di Chimambiente. Una carenza che si manifesta con evidente accumulo di rifiuti in quasi tutto il territorio cittadino. Una situazione che, secondo il consigliere comunale tarantino, oltre a provocare seri disagi nella cittadinanza ed evidente imbarazzo verso i turisti, rischia di causare problemi sanitari. Per questi motivi, Liviano afferma che, considerando che l'amministrazione comunale tarda a porre rimedio alla situazione di profonda crisi economico-finanziaria in cui versa Chimambiente, il consiglio comunale impegna il sindaco ad adoperarsi in tutti i modi per provvedere alla pulizia della città, anche richiedendo l'intervento dell'esercito dietro adeguata interlocuzione con il prefetto Demetrio Martino.
Alla vigilia della stagione sportiva 2023-2024, la Questura di Taranto ricorda ai sostenitori che si recheranno negli stadi della provincia ionica di mantenere un comportamento corretto, anche alla luce dei numerosi episodi negativi avvenuti lo scorso anno. Nel corso del campionato di calcio della trascorsa stagione, infatti, la Questura di Taranto ha erogato 10 sanzioni amministrative, denunciando l'autorità giudiziaria 9 ultras, per i quali sono stati emessi altrettanti divieti di accesso alle manifestazioni sportive. Tra gli altri, quello a carico di un tifoso tarantino che nel corso della gara Taranto-Foggia aveva scavalcato indebitamente la barriera che delimita il campo di gioco. Sanzioni amministrative anche per alcuni tifosi tarantini che avevano esposto nel settore Curva Nord uno striscione diverso da quello esplicitamente autorizzato dal gruppo operativo per la sicurezza, con una scritta di contestazione alla compagine societaria. Particolare attenzione è stata prestata dalla Digos della Questura di Taranto, impegnata a individuare i responsabili di un'aggressione avvenuta lo scorso 5 febbraio a danno di alcuni supporters del Casarano Calcio che di ritorno da una trasferta hanno subito un vero e proprio agguato sulla strada statale 106, ma anche a carico di un tifoso irpino che in occasione della gara Taranto-Avellino dello scorso 25 marzo, durante l'arrivo allo stadio, ha danneggiato un'autovettura di un automobilista alla manifestazione sportiva. Si è svolta nella serata di martedì 22 agosto la 14ª edizione del premio Atleta di Taranto, organizzato dall'Associazione Culturale Triunfalia della Famiglia De Lorenzo, è volto a premiare le eccellenze sportive del territorio. Location dell'evento, che gode del patrocinio del Comune di Taranto e della Regione Puglia, è stato l'Idroscalo Bologna della Scuola Volontaria Aeronautica Militare di Taranto. Roberto De Lorenzo, Associazione Triunfalia, organizzatore del premio Atleta di Taranto, grande successo anche per questa nuova edizione. Sì, le premesse ci sono tutte, speriamo che vada tutta per il meglio, ci saranno un paio di sorprese, tra cui il sarcofago dell'atleta, quindi il principale attore qui presente con noi. La serata è bellissima, speriamo che tutto vada bene. Siamo qui con Luigi Mirico, ancora una volta tra i premiati dalla giuria del premio Atleta di Taranto. Sì, voglio ringraziare la famiglia De Lorenzo, per come la quarta volta mi trovo qui all'Atleta di Taranto, per me è una grande emozione essere qui. Questa cintura BC Continental, quanto hai lavorato per poter portare a casa questo prezioso riconoscimento? Ho lavorato un anno intero, dall'estate scorsa fino a quest'estate ho lavorato duro, 3 volte al giorno allenamento, ma ci sono riuscito a portarla a casa. È bello perché mi sa che la nona volta che siamo presenti vuol dire che questo progetto va avanti in maniera eccellente e le istituzioni e la famiglia De Lorenzo buttano un occhio anche a noi. Beh, dopo la promozione in Serie A ci siamo messi subito in moto per formare un nuovo roster, una squadra competitiva per affrontare il campionato di Serie A, perché sappiamo benissimo che il campionato di Serie B è tutt'altra cosa a differenza del campionato di Serie A. Quindi ho dovuto cambiare tutti gli atleti, quasi tutto il roster, per avere degli atleti competitivi a affrontare il campionato di Serie A. Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto, al prossimo aggiornamento.